Allora Antonio, è stata una partita rocambolesca, per fortuna è finita bene, perché insomma è arrivata sta vittoria per 4-3, partita che sembrava finita a un certo punto, ma che sembrava anche non avere mai fine, perché insomma 9 minuti di recupero non si vedono È tutti i stata un po' giorni. una partita ricca di episodi, è successo un po' di tutto. Veramente. Ci sono state più partite in una partita sola, no? Direi che il primo tempo, sinceramente, abbiamo costruito e creato tantissimo, e andare in parità, andare sull'1-1 è stata un po' una pecca nostra, anche se la squadra era partita molto forte, aveva creato tanto, era stato bravo il portiere di loro in più di un'occasione. Secondo tempo sapevamo che era stato un episodio, noi siamo ripartiti forte, siamo andati meritatamente in vantaggio e credo che la partita con il 3-1 fosse messa in ghiaccio. Invece c'è stata l'espulsione di Tognoni, Gemma. che è stata un'ingenuità nostra, perché dobbiamo stare attenti a queste cose qua, dobbiamo capire il momento in cui siamo. È stata un'ingenuità e in più l'infortunio dell'arbitro che ci ha rotto anche il ritmo, perché anche in 10 stavamo giocando molto bene. Poi è venuto questo gol su Mischia, perché sappiamo che può capitare e ci è toccato soffrire fino alla fine. Ripeto, una partita che i ragazzi per lunghi tratti hanno interpretato bene e che ci ha visto protagonisti di tante situazioni da gol. Questo significa che la squadra sta bene, significa che il nostro gioco sta dando frutti, per cui continuiamo questo cammino, questa battaglia, e chiaramente bisogna pensare ora alla prossima gara, a organizzare bene la prossima partita. Purtroppo non ci sono state notizie positive dall'altra parte. No, noi Legnago ha fatto una grande vittoria. Cioè, Legnago, queste due trasferte che sembrava potessero ostacolarlo, invece certo, hanno fatto 6 un punti. merito anche agli avversari che sono riusciti a vincere due partite fuori casa, per cui noi non è che possiamo guardare gli altri, dobbiamo in questo momento guardare noi stessi e, ripeto, da martedì cominciare a organizzare la partita e farlo bene. Senti, quando si vince 4-3, una partita finisce 4-3, di solito si Sì. dice che ci sono stati molti errori da parte delle difese. E in effetti, i gol che abbiamo preso noi, caramba, questa palla che è, si poteva fare meglio, non abbiamo accorciato. Poi nel finale il gol Mischia, il tocco, cioè insomma è stato l'autogol loro. Cioè, è stata veramente la sagra degli errori delle difese. Ma insomma, ma io non direi neanche così, perché poi più che sagra, anche il loro autogol è stata una grandissima azione nostra, per cui non è che si sono fatti gol da soli, siamo arrivati in corsa dentro l'area piccola e può capitare, succede anche ad altri livelli. L'unica cosa che non doveva capitare, per quanto mi riguarda, è il terzo gol nostro, Più subito, il perché quello terzo l'ho subito, il subito, terzo gol fa nostro, non ha malissimo. nessuna ragione, perché abbiamo fatto il 4-2, ha fatto un grandissimo gol Padoan, un'azione personale bellissima. Per cui la partita doveva finire lì, invece è stata questa palla che ha tagliato dentro l'area di rigore. Non bisogna mai mollare, perché abbiamo visto che è un campionato che veramente ogni minuto può succedere qualcosa. Sui cambi. Come sono arrivati praticamente quasi tutti dopo l'espulsione di Tognoni. Cosa ti aspettavi dei cambi? Perché li hai Ma fatti? i cambi sono stati fatti per dare più freschezza a una squadra che era in 10, per cui Calabrese aveva dato tanto pur giocando bene, lo stesso Graziano, per cui sì, sono cambi che ci stavano in quel momento là per dare più freschezza a una squadra che in quel momento lì era un uomo sotto e due gol sopra. Rispetto alle altre partite, oggi la squadra ha creato veramente tante occasioni da gol. Cioè, ha giocato credo per 90 minuti su 97 nella metà campo del Belluno, anzi dentro l'area di rigore del Belluno. Noi, ripeto, cioè, sono state più partite, più partite in una gara sola, ma nel contesto generale della gara è una partita che noi potevamo
Dobbiamo chiudere tranquillamente prima. 4-2. Perché i ragazzi 4-4-3. Hanno creato veramente tanto giocando un ottimo calcio. Per cui da questo punto di vista qui dobbiamo essere soddisfatti. A Mestre non ci sarà Tognoni e mi pare non ci sarà neanche Liuli. No, non ci sarà neanche Cuomo. Neanche Cuomo? Sì. E quindi è stato, era munito e rifiuto anche lui. Sì. Quindi continua l'emergenza anche i giocatori, non ci sarà Minicucci che è ancora squalificato. Dobbiamo far fronte a tutte queste situazioni, lo sappiamo, però la squadra ha dimostrato oggi in queste due partite grande carattere. Squadra che in due partite ha preso 5 pali, credo che noi dobbiamo crederci. Senti, dobbiamo crederci, che... dobbiamo crederci, dobbiamo crederci e dobbiamo pensare di domenica di fare un'altra grande partita. Questo è quello che chi ci sarà sicuramente darà tutto quello che ha. Senti, al di là del fatto che non si guardano gli altri, però sì. Evidentemente a 3 giornate dalla fine bisogna sperare che gli altri facciano una, se no non li prendiamo mai. Certo. È tanto dura secondo te? O... Non lo so, perché questo dipende anche dagli altri, non dipende da noi. Noi dobbiamo pensare a noi. Noi dobbiamo pensare a noi e prepararci bene alla prossima partita. Poi quello che succede con gli altri campi, purtroppo noi non ci possiamo fare niente ora. Magari veniamo dietro le partite più difficili, magari domenica con non si sa. Questo non si può sapere. Comunque soddisfatto, dai. No, sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, di come hanno interpretato la partita oggi qua. Per cui di andare avanti e ora organizzare la prossima. Speriamo di recuperare Riccardo Serena, che ha preso una brutta botta. E... stai per far entrare anche Fasola alla fine oppure? Sì, sì, stava per entrare lui, poi abbiamo fatto gol. Per cui ho deciso di risparmiarlo, però Giulio sulla via del recupero pian piano ci sarà utile in queste partite qua. Ok, chiedo adesso di testare, no, dopo del mister viene con un altro, dovrebbe venire Padovano. Quindi l'intervista tra poco ricomincia con l'intervista. Grazie mister, grazie. Si interrompe un attimo, tra poco l'intervista con Padovano. Cosa vuoi dire? Aspetta,